tutti benvenuti. Il motivo per cui siamo qui è nostro, stiamo andando ad inaugurare il nuovo parcheggio interrato che sarà gestito dalla Sava Italia qui all'emiciclo, con una disponibilità di 428 posti tra auto e moto, che va a completare, quindi ad integrare, l'altro parcheggio interrato di Piazza Fiume, che è stato inaugurato quasi 3 anni fa e che avvia in maniera avanzata un percorso che deve portare alla realizzazione di una corona di parcheggi intorno al centro storico, che verrà la prossima tappa a breve con la disponibilità del parcheggio del mercato, che è a buon punto, e con la realizzazione del terzo parcheggio che era previsto dagli accordi con la Sava, su cui ancora non abbiamo la certezza della destinazione. Credo che sia un momento importante che restituisce alla città una piazza su cui abbiamo cercato di curare con attenzione in particolare l'arredo, che viene dopo un periodo che ha avuto le traversie che purtroppo spesso i lavori pubblici hanno, con un ritrovamento importante dal punto di vista archeologico del Pozzo di Rena, che ha ovviamente bloccato i lavori, ha costretto ad uno studio, ad un lavoro di scavo e a una riprogettazione dell'intero sistema, perché poi è stato integrato e valorizzato all'interno delle rampe ed è richiamato da questa fontana, che credo che nella nostra città abbia un significato particolare proprio in relazione al ritrovamento del Pozzo di Rena. Siamo spostandoci poi verso l'ingresso dei parcheggi, dove faremo l'inaugurazione formale col taglio del nastro. Ringrazio tutti voi di essere presenti e do la parola al dottor Centurelli, che è responsabile della Sava Italia. Grazie. Chiedere innanzitutto forse il benvenuto a tutti i presenti, perché continuando di interesse per quest'opera ci danno motivo di soddisfazione, perché è un'opera che oggettivamente tanto ci fa sempre di esprimere il pizzico di orgoglio per il fatto che sul piano qualitativo è sicuramente un'opera importante, apprezzerete, tutto è migliorabile. Credo e spero che apprezzerete dalla visita la qualità delle finiture, la cura dei particolari e anche oggettivamente, diciamo, il disegno architettonico indotto dalla conformazione della piazza, che infatti questo parcheggio è un parcheggio molto particolare, suggestivo per certi versi. No, ma questo è la finalità della riuscita.